Ok, stavamo parlando di fare money match. Ha finito questo torneo. Kuro vuole usare Elena, quindi faremo un po' di match. Ok, quindi ci saranno io, Shin contro Kurosaki, Elena. Poi ci sarà io contro Zio Lollo. E poi penso che sarà Zio Lollo contro Kurosaki e gli altri. Ok, intanto iniziamo la grand final. Vediamo. Questo sarà il meglio delle tre. Però c'è da resettare il bracket per Zio Lollo, perché venendo dalla loser bracket deve vincere tre volte e poi ricominciare. Sto match, sulla carta forse è in vantaggio Zangief, perché Yun non può fare molto il suo gioco di dive kick, anzi non lo può proprio fare perché sono tutti punibili dalle command di Zangief. Però Yun ha delle ottime normal, tra cui appunto HK, con cui può tenerlo lontano. Abbiamo anche Max qui con noi, vediamo se fa qualche commento sul matchup. Allora, qua Kuro ha fatto un bel bait con un dive kick che proprio ha piccato le dita di Gif. Ecco, questo è l'incubo di Gif nell'angolo, o anche come un spacing. L'HK, un ottimo normal. Red focus, reset. Adesso vediamo. Secondo me Lollo adesso ha paura, perché gioca contro Kuro. Dovrebbe trovare... Ecco, adesso si è messo nell'angolo. Dovrebbe trovare, eccolo, il suo random. No, ma non è invincibilità purtroppo quella super, quindi non può far nulla. Peccato, perché Zangief in realtà potrebbe beneficiare un sacco dal red focus, se ce l'avesse, perché può metterci un ultra con un danno devastante. Rush punch, quello di Yun, come si chiama? Non so. Launch punch di Yun, questo è extra più uno, quindi alla fine era un trade. È il primo match per Kuro. Ah, un option select. Non funziona qua il dash indietro presa. Zangief sempre all'angolo. Ovviamente Kuro sta abusando della HK, che sembra eccellente in questo match. Permette di combare dopo e lo lascia salvo. Non ha molte idee, mi pare, Lollo in questo match. Quel calcetto wi fatto di Yun suppongo che sia in option select il launch punch o la... Ecco, esattamente. Salto jumping non punito, eccolo qua. Ah no, preferisce, già la seconda volta, preferisce usare il red focus. Non credo che ci sia un setup, forse valuta che non vuole usare tutte e quattro le barre, non lo so. Scelta particolare. Adesso è... Ah, no, forse dopo il super, se tu finisci e metti l'ultra non fa più lo stesso danno. Lui ha fatto red focus su ultra, no? Quindi ha una barra in più, adesso ha fatto più danno possibile. Dai, ha preso il primo pallino. Lollo ha in difficoltà adesso. Strano. Dai, ottimo spacing. With Punisher, ecco Link. Adesso, in questa situazione deve solo portare Yun nell'angolo, nient'altro. Deve riuscire ad avvicinarsi in qualche modo. Niente option select adesso con Lollo, come prima. Ecco, ultra. Ecco, dai. Ecco, da notare che l'ha preso una volta e gli ha tolto metà energia fondamentalmente. Però purtroppo non è stato sufficiente. Siamo 2
a 0 per cura. No, no, se vince questa ha finito. Sì, sì, ha finito se vince questa. Ultima. Ultimo match, match point per Kuro. Lollo ha una strada molto lunga davanti a sé perché dovrebbe vincere altre tre volte, poi altre tre volte ancora. Vediamo se saprà riprendere, trova qualche strategia utile contro lo Yun di Kurosaki. Ma sembra che quel calcio a KK gli sta uccidendo tutto il gioco. Spalla attaccato. Tante salva. Quello debole so che sta a meno 3. Credo però il problema sia la distanza a cui ti lascia dopo. Sì, non puoi punire. La può punire solo le super tipo Chun-Li con le super veloci che hanno un long range. Ah, bella ultra gear questa. Match point per Kurosaki. Ah, quel calcio forte, veramente ottimo sto match. Provato instant overhead, ma sembra che non funzionare. Non so se ha sbagliato il tempismo Kuro, se su lui magari non funziona. Sì, qui sui Fuzis direi che Kurosaki ha la meglio. Ecco, ancora una volta Red Focus. Ah, stunnato. Ah, direi che ormai. Sì. Si sentiva schiacciare fino a qua. Grand Final a senso unico. Complimenti per Kuro che vince. Fa finta di essere gentile in questo momento. Ok. I soldi? Che ci dici, Kuro? Io e Lollo giochiamo veramente esageratamente tanto, ci conosciamo un casino. strane ripercussioni dietro di me. Ok ragazzi, adesso ci sono un po' di money match. Allora,